Benvenuti nel canale di Casellegno Smart. Oggi insieme guardiamo le nostre proposte di villette in legno con varie metrature, a partire dai 90 metri. La Smart 90 all'esterno ha due corpi di fabbrica divisi con un pergolato davanti a una grande vetrage del soggiorno. La zona giorno è molto luminosa e anche sulla destra vi troviamo delle vetrage. Sull'interno proponiamo open space con soggiorno cucinotto, due piccoli bagni, uno nella zona giorno e uno nella zona notte, una camera matrimoniale e una camera doppia. Saliamo di metratura e prendiamo in considerazione la Smart 102. Anche qui vediamo sull'esterno un po' di movimento e un porticato con capriata. L'ingresso è dal portico nella zona soggiorno cucina, tutto open space. Proseguendo avanti possiamo trovare un bagno per gli ospiti con un piccolo spazio per lavanderia e macchine per il riscaldamento. La zona notte, divisa dalla zona giorno tramite un disimpegno, è composta da tre camere, una matrimoniale e due singole. Passiamo adesso alla Smart 107, una struttura abbastanza regolare, tetto a capanna e un po' di movimento creato dalla presenza di questo pergolato trasformabile tranquillamente in garage. Ci sono due possibilità di ingresso, dal pergolato oppure dalla tettoia sull'open space. Anche qui troviamo una lavanderia di 7,50 m, una zona notte divisa dalla zona giorno con tre camere, un bagno comune per tutti e un secondo bagno solo servizio esclusivo della camera matrimoniale. La Smart 110 ha già un taglio diverso, un pochino più moderno, ed ha un corpo di fabbrica alto con un tetto inclinato dove possiamo alloggiare il fotovoltaico e la restante parte di copertura piana con una linea più moderna. Questa proposta dà maggiore attenzione alla zona notte, ci sono due grandi camere, una di 18,80 m e una di 15,50 m, c'è una terza camera barra studio in alto e uno spazio lavanderia esterno, mentre la zona soggiorno cucina è di 32 m. Passiamo invece adesso a una delle villette semplici ma più richieste nel nostro sito, la Smart 113. Trovate anche un video dedicato in descrizione alla villetta già realizzata dove potete vedere sia gli esterni che gli interni. Pur essendo un progetto semplice, il prospetto principale è arricchito dalla presenza di un portico e di una parete rivestita in pietra. La metratura è adatta a famiglie fino a 4 persone. Ed entrando vediamo che c'è anche qui un soggiorno cucina open space piuttosto grande, con la possibilità di lasciare un po' più appartata la cucina, una zona lavanderia accessibile dalla cucina e poi la zona notte composta da tre camere e due bagnetti. Il bagnetto centrale è illuminato dalla Velux in copertura, mentre tutti gli altri ambienti sono dotati di finestrature. Chiudiamo il video di questa serie di presentazione dei progetti del nostro sito con la villetta Smart 120. Questa ha un design un po' più ricercato, è molto movimentata sia in pianta che a livello prospettico, avendo dislivelli e sporgenze. L'ingresso è abbellito da una parete in pietra, da degli aggetti di gronda che arrivano fino a un metro di larghezza e giocando sulle luci possiamo rendere proprio d'effetto questa facciata. Anche in questo progetto si accede da una scorrevole, ma c'è anche un secondo ingresso laterale a destra e troviamo subito il soggiorno cucina open space e con un minimo disimpegno possiamo accedere ad un bagno grande 6 metri, ad una ampia lavanderia con locale tecnico e una grande camera matrimoniale di oltre 18 metri. Una parte di casa è sviluppata poi in altezza con una camera a piano superiore, accessibile da una scaletta della zona di passaggio della lavanderia e con proprio bagno. Anche questo progetto è stato realizzato e potete su richiesta visionare alcune foto o video. Potete entrare nel sito in sovraimpressione casellegnosmart.it e scaricare gratuitamente i progetti visti insieme. Vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale e alla prossima puntata troverete la presentazione delle villette Smart dai 120 ai 165 metri e dite anche voi la vostra scrivendo nei commenti quale dei progetti presentati è stato di maggior gradimento. Grazie!